influence in business is virtually unparalleled. It is quite possibly the most influential private institution on the planet. Poche settimane fa McKinsey in America ha dovuto transare per avere spinto una serie di farmaci. Si parla di un danno che aveva portato alla morte 450.000 persone. Questa società è stata coinvolta in tantissimi scandali, quindi io sarei preoccupato. Scandali in Sudafrica, consulenza del regime saudita. Amici, oggi vi voglio parlare di un caso, che è il caso Reali McKinsey, riguarda degli audio che mi ha passato Andrea Tosatto, che ringrazio fin da subito anche per aver in qualche modo creduto anche nella nostra collaborazione, nel nostro approfondimento, ed è uno di quei casi che secondo me, se ascoltato e se seguito a mentalità aperta, potrebbe aiutarci in quello che noi chiamiamo unire i puntini, quindi come tutto acquisirebbe un senso compiuto di quello che stiamo vivendo negli ultimi anni. In questo caso riguarda degli audio proprio del 2014 di Eva Reali, che in qualche modo chiedeva una sorta di aiuto. Ciao a tutti, sono Eva Reali, ho 42 anni, sono un'infermiera dell'ASL 7. Per essere stata avvicinata da alcune persone, nella fattispecie un certo Paolo De Santis, che all'epoca era in McKinsey e poi si è spostato in Generali Assicurazioni nel ramo della sanità, e ci racconta di alcuni piani che vanno come centro, come fulcro, quello di cambiare, di girare il modello della sanità, soprattutto quello italiano e non solo, a discapito di quelle che sono tutta una serie di diritti che abbiamo acquisito in quella che è la sanità nostra, e lo vogliono cambiare come? Con un progetto, con un modello che loro chiamano più simile a Israele, quindi un modello di sanità israeliano che poi è un ibrido tra pubblico e privato, ma con diciamo così il fatto di avere comunque un'assicurazione privata sanitaria, quindi è sempre più privato e sempre meno pubblico. E da quello che racconta Eva Reali, da quello che sentiremo della sua voce, Eva Reali fra l'altro è scomparsa nel 2018, non è più con noi, ma che questo possa essere in qualche modo un lascito per approfondire ulteriormente, e soprattutto questo vuole essere un po' un invito a più persone per approfondire ognuno e per far sì che questo caso possa essere portato alla ribalta, alla magistratura, ad altro giornalismo, a altre persone che in qualche modo vogliano interessarsi e fare luce su questa vicenda. Nella Fondazione McKinsey, fra l'altro, troviamo anche un po' di nomi celebri. Guarda caso abbiamo il figlio della von der Leyen, abbiamo la figlia di Bill Clinton e di Hillary Clinton, insomma tutta una sorta di classe dirigente che, collegato a quello che abbiamo vissuto con i sieri, con il 2018, con il 2019, con il 2020 soprattutto, facendo nomi e cognomi anche della dirigenza dei 5 Stelle, di quello che è stato poi la cronaca e di quello che sarà, perché questo piano è ancora in atto, e vengono fuori anche nomi celebri come per esempio Colao, come per esempio tutta una serie di personaggi che sono ancora oggi alla ribalta nei principali salotti televisivi. Noi lo andiamo ad ascoltare, dopodiché ognuno potrà fare quelle che sono le sue considerazioni, e voglio promuovere anche questa raccolta firme promossa anche da Tosatto stesso per far luce e per far vedere quante persone vorrebbero che in qualche modo qualcuno potesse indagare e portare avanti questo caso. Buona visione. Sì, io mi chiamo Eva Reali e niente, e come sto male, nel senso che ormai combatto da 4, anzi quasi 5 anni, e però la cosa che mi colpì di tutto questo incontro, di tutta questa cosa, della lettera che scrissi, delle collusioni proprio che c'erano, insomma di tutto quello che avevo scoperto e che insomma riportai in una mail per Beppe, insomma fu il niente. Una cosa che forse può essere utile anche, ho pensato a Tosatto, quando ero referente del tavolo sanità della Toscana, sono stata referente 6 mesi nel 2013-2014,
E funzionava molto bene perché eravamo una quarantina di persone fra medici, sanitari, amministrativi e economisti. Fui contattata in modo non esattamente pulito da un'azienda che in pratica forma i quadri degli stati, cioè i dirigenti degli stati, proprio degli stati europei piuttosto che asiatici. Fui contattata dal responsabile del Mediterraneo, il quale insomma vuole un incontro con me, io chiesi tramite una persona molto vicina a Beppe se dovevo incontrarlo, che dovevo fare, e loro mi dissero vai e senti che vuole, e io insomma andai a sentire che voleva, e non si capiscono i vaccini, non si capisce chi c'è dietro, secondo me, a tutta questa riforma sanitaria internazionale. Dietro alla riforma sanitaria internazionale c'è la McKinsey, è un'azienda multinazionale che appunto sviluppa i quadri degli stati, e loro mi hanno detto, mi dissero che avevano questo progetto mondiale di risistemazione del sistema sanitario, che trovavano delle difficoltà perché non tutti gli stati erano malleabili in questo senso, e lui mi riportò che secondo loro il modello assoluto di sanità migliore in assoluto era quella di Israele, e mi fece tutta una serie di nomi che effettivamente è vero, hanno collaborato, collaborano con i presidenti di regione, e lui disse che era allievo di Walter Ricciardi, che all'epoca non era ancora il dirigente, insomma il direttore del Servizio Sanitario Nazionale, e io non sapevo nemmeno chi era. Poi mi venne detto che veniva chiamato il Papa Nero a Roma, ma io non lo conoscevo, insomma. E mi fece una serie di nomi, fra cui una donna, che secondo me gli sfuggì questo nome, Carlotta De Santis, mi sembra sì, no, Carlotta, non me lo ricordo. Poi scrissi poi tutta una mail a Beppe e andai a parlare dalla Grillo, mi portarono a parlare dalla Grillo, che io penso sia una delle persone più colluse in questo senso, ma all'epoca me la presentarono come una persona a cui dovevo riferire le cose che mi erano successe, che questo incontro avevo avuto, e dentro comunque in questa cosa con la McKinsey c'era Fraccaro, c'era l'antitrust, c'era Petruzzella, magistrato antitrust, c'erano troiai allucinanti. Io tutta questa roba all'epoca la riportai, ma non servì a niente, è rimasta un buco nell'acqua. Ora non sto bene, nel senso che sono malata, e secondo me sarò anche complottista, però quando ebbi questo incontro mi offrirono un caffè, l'ho bevuto solo io, e dopo 6 mesi mi sono ammalata di un tumore, quindi può darsi, chi lo sa. In fondo non contavo niente, no? Era una persona così che servivo solamente per portare un messaggio, che era quello che loro erano disponibili a aiutare il Movimento 5 Stelle nazionale a fare in modo che il piano sanitario nazionale, insomma delle varie regioni, fosse come loro lo volevano. Parlando poi con mio marito, si pensò che era come la Goldman Sachs, no? Che mette un piede nei vari scenari possibili che possono avvenire nel futuro. E così loro hanno fatto, perché poi la Giulia Grillo, Walter Ricciardi, ha continuato l'opera della Lorenzin, e anche se poi Walter Ricciardi se n'è andato da direttore del Servizio Sanitario Nazionale, permangono secondo me i rapporti con questa multinazionale. Io, insomma, se ne volete sapere di più, se pensate, se pensi, insomma, anche se Andrea Tosatto pensa che sia una cosa che possa essere utile, io volentieri, insomma, ve la riporto in modo più specifico. Ne ho parlato anche con la Francesca. E, insomma, vedete voi.
Siccome continuavo a insistere su questa cosa e continuavo, perché poi dopo, chiaramente, siccome io non dissi di sì alle loro richieste, cioè loro mi fecero delle richieste a cui io insomma, non le soddisfa, all'epoca, insomma, non le ho soddisfatte. E loro poi contattarono la Chiara Gagnarli per poter avere un incontro con Baroni e con altri insomma, dei parlamentari che poi hanno avuto, so che hanno avuto questi incontri. Mi fu detto che erano degli incontri che erano andati a finire male, nel senso che loro non avevano ascoltato niente, però sta di fatto che appunto la Giulia Grillo poi alla fine ha fatto quello che ha dovuto fare. Giulia la conosco bene, molto bene, nel senso che avevo il suo numero proprio suo privato, insomma, ci sentivamo insomma all'epoca. E Giulia però ha una cosa che hanno anche nel corso, insomma, del tempo visto, hanno anche altri parlamentari. Io sono una vecchia attivista, nel senso che mio marito segue Beppe dal 2004 e io dal 2006-2007. E quindi ho conosciuto tutti prima che diventassero parlamentari. E Giulia, come anche Massimo Martini, per esempio, che ora ne parlano, insomma, che ora è con Pizzarotti, purtroppo sono persone serve, cioè nel senso che la Giulia mi parlava di Beppe come del padrone, proprio ha usato la parola padrone. Come Artini mi raccontò del suo primo incontro con un gruppo di generali in Sicilia su questa terrazza a prendere questo aperitivo, e me ne parlava come un servo alla tavola dei padroni. E io pensai: non ci siamo, non ci siamo, cioè così non ci siamo. E così è. Ora Artini non è più nel Movimento 5 Stelle, ti posso assicurare che non è una persona limpida nella maniera più assoluta, proprio non lo è. E è con Pizzarotti, è buon per lui, che ti devo dire? Ha dei buchi, ha fatto dei buchi con la sua azienda micidiali, quindi ci sta anche che abbia finito i soldi che ha guadagnato in Parlamento, insomma, io non lo so, quindi voglia ritornare in qualche modo in auge. Ma non ha la mia stima assolutamente. E per quanto riguarda la Giulia Grillo, si è semplicemente palesata per quello che era. Io gli chiesi all'epoca se, visto che ero stata contattata a questa multinazionale, se e visto che dopo tutte le ricerche che avevo fatto, insomma, insieme a un'altra attivista, insomma, ci avevamo lavorato veramente tanto su questo incontro, sulle persone che erano state nominate, su tutto quello che era stato detto, anche dalla persona che mi ha fatto avere questo incontro, perché poi, insomma, mi ha parlato più volte. Se c'è dentro anche, in questa cosa c'è dentro anche la Monica Montella, la consigliera attualmente di Roma, cioè è veramente, quando si dice la piovra, è veramente una piovra che prende dall'ultimo bidello della scuola dell'infanzia al mega magistrato del CSM, è veramente una piovra. E gli chiesi appunto se avevano mai avuto delle intimidazioni da parte anche di soggetti magari che avevano interesse, insomma, sanitario, perché ero stata contattata anche dalla Sicilia, ero stata contattata, cioè veramente, siccome questo gruppo sanitario della Regione Toscana era veramente, probabilmente lo vedevano come un pericolo, perché era veramente organizzatissimo. E
insomma, avevo avuto vari contatti anche poco piacevoli e gli chiesi a lei se aveva avuto, cioè era stata contattata anche lei da queste persone, visto che poi lei è siciliana, se conosceva le persone che mi avevano contattato. E lei mi disse no, ma tanto, mi disse ma di che hai paura, della mafia hai paura? E io gli dissi no, che c'entra la mafia? Cioè nel senso io non ho paura, cioè non ci siamo capiti, poi... Io, la mia famiglia è dalla Puglia, io, cioè, figurati, cioè, non è più assoluta. E lei mi disse, no, perché tanto dice, sai, dice, se, quando loro ti vogliono mandare, dice, degli avvertimenti, sono avvertimenti chiari, no? E mi guardò e io dissi, scusa, dico, ma insomma, che vorresti dire? Cioè, che vuol dire? Dopo un po' che continuavo a parlare di questa roba, altre persone insomma, mi hanno chiamato, insomma, che dovevo, fondamentalmente non era importante quello che dovevo dire, che la dovevo smettere, fino a 8 mesi fa, che no, prima delle elezioni di marzo mi incazzai a fuoco con un ragazzo che è un ex consigliere di un comune del cazzo della Riviera della Versilia, qui in Toscana. Però lui è italo-americano, insomma, così. E lì ho avuto la mia prima minaccia chiara, cioè, devi pensare alla tua salute, mi ha detto. Devi pensare alla tua salute, non devi pensare a queste cose. Io voglio pensarti che prendi un aperitivo con gli amici, non che pensi a queste cose, perché sai, se, scusami se te lo dico, ma... Non hai molto tempo, quindi non devi pensare a queste cose, le devi lasciare andare, devi pensare a passare quello che ti resta con i tuoi amici in allegria e lasciare queste cose che muoiono perché non ha senso che tu ci pensa, devi insomma, ma in modo veramente mafioso, mafioso. Giampaolo, ma in un modo di un violento, ora te lo racconto così, ma era un mio carissimo amico, una persona in cui avevo piena fiducia. Sono rimasta folgorata, folgorata. E così ho capito che veramente era ancora più piovra di quanto pensassi, non mi potevo fidare più di nessuno, o meglio, dovevo veramente cominciare a parlare a 360 gradi a chiunque, la speranza che qualcuno mi ascoltasse. Io vorrei semplicemente lasciare questa eredità, che magari non servirà a niente, magari ormai sono cose passate, o magari sono cose che non servono più a nulla. Magari appunto gli scenari cambiano, le persone cambiano, quelle che erano al potere prima non lo sono più adesso e cioè, le persone appunto Pietruzzella prima aveva un valore, ora non lo ha più, però ecco, vorrei lasciare proprio questa cosa perché invece a me sembra così grossa, così grande e... Non è stata proprio calcolata per niente, un po' per ignoranza e un po' proprio perché doveva cadere nel dimenticatoio. Te pensa che la prima frase di questo incontro con questo referente del Mediterraneo di questa azienda è stato: questo incontro non è mai avvenuto. Se tu dirai che è avvenuto, io lo negherò. E la mia parola vale molto più della tua. E quindi è iniziato così quel colloquio. Per dirti, insomma, come è iniziato. Reali, però sì, 2 più 2, effettivamente quando la McKinsey l'abbiamo ritrovata poi nominata da Presidente del Consiglio Mario Draghi, sicuramente è difficile negare Non si può che questi togliere. avvicinamenti Sì. siano avvenuti. Allora, sono Eva Reali, faccio parte del gruppo Sanità Toscano. Sono un'infermiera, lavoro in una sala operatoria. Da 2 anni quasi ci riuniamo quasi 3 volte al mese per analizzare quello che è il riordino sanitario toscano e dove sta andando la sanità anche nazionale. Questo
quello che abbiamo notato e compreso in questi 2 anni di studio è che il riordino sanitario tosco-emiliano che Renzi sta portando in tutta Italia, regione per regione, in rete, perché loro sono in rete, è privatizzazione della sanità pubblica, è speculazione edilizia attraverso la costruzione degli ospedali in project financing, è sempre privatizzazione attraverso l'attivazione delle case della salute, è entrata all'interno del sistema sanitario delle assicurazioni che già sono all'interno del sistema attraverso gli operatori ma che si apprestano ad entrare anche per garantire i livelli di base per i pazienti. E quindi in questo riordino sanitario toscano che comprende tutte queste cose, che sta facendo da guida a tutte le altre regioni per quanto riguarda proprio il PD, quello che è la grande opera probabilmente sanitaria, che è quella del riordino sanitario nazionale, siamo venuti qui oggi a condividere insieme a tutti gli altri cittadini delle altre regioni la nostra esperienza, quello che abbiamo raccolto, quello che abbiamo in Toscana, per cominciare a metterci in rete come territori e a fermare questa privatizzazione e speculazione sulla pelle dei cittadini.